avevo tre cose da dire, una l'ha detta Mara, cioè quindi sarò anche abbastanza breve. Ecco, rispetto all'intervento di Mascolo, del dottor Mascolo, io volevo chiedere, aggiungere alcune considerazioni. Una, che avanti di questo passo, quando è che ci sarà il prossimo passo, diciamo, sarà quello di esternalizzare anche la parte interi a privati, all'interno magari dell'ospedale stesso, come è avvenuto già in passato, sui servizi, chiamiamoli secondari, all'interno di un'azienda ospedaliera, che non so, le pulizie o altro, che una volta veniva fatto da personale dipendente. Quindi mi aspetto che anche a questo avvenga sotto forma di cooperative sociali ed altro, per quanto riguarda il corpo sanitario, quindi medici compresi. Quindi io mi aspetto queste cose. Poi l'altra cosa che volevo dire, cioè, quindi questo è per dire che secondo me è fatto un intervento molto realista. Qualcun altro magari che diciamo, non vedo, non ci sarà mai, perché questo denota proprio il livello, diciamo, politico che abbiamo oggi in Italia, cioè coloro che dovrebbero essere presenti per tutelare, garantire i cittadini, perché hanno questa responsabilità, tipo un sindaco, un assessore o da altri soggetti delle istituzioni, vanno solo quelle organizzate dei loro, punto e basta, gli altri non esistono. E questa è la democrazia purtroppo oggi in Italia. Quindi per me è fatto un intervento molto grande, diciamo, descrivendo le cose come funzionano oggigiorno a Imola, ma forse funziona così anche da altre parti, però ormai siamo diventati un po' la barzelletta degli altri ospedali e delle altre aziende sanitarie. Quando vai, ad esempio, a Rizzoli ti chiedono ma dove vieni, da Imola, perché lo capiscono al volo, perché quasi tutti, cioè dopo essere passati da Imola, dobbiamo andare a Rizzoli perché abbiamo dei grossi dubbi e vengono qui anche confermati per dirvi come va la funzione. Questo mi dispiace dirlo per i medici, ma è così, purtroppo. L'altro è una nota, diciamo, che vorrei toccare, è dolente, però io la voglio toccare perché voglio una risposta, magari anche dei diretti interessanti. Il volontariato. Secondo me la fine del pubblico inizia con il discorso del volontariato. Ora, io sono uno che, lo sapete bene, faccio il volontario da una vita, cioè, diciamo, però lo faccio in termini di ideali, cioè di dire che cosa bisognerebbe fare. C'è quello che qualcun altro prima ha chiamato prevenzione, per evitare che succedano delle cose. Quindi avere un ruolo nella società per cercare di sensibilizzare il più possibile il cittadino rispetto a certe tematiche. Io lo faccio per l'ambiente, un altro può fare per la sanità, un altro può fare per tante cose. Però io sono estremamente contrario al ruolo del volontariato operativo nel sistema pubblico. Cioè, non capisco come in un settore come la sanità, ma potrebbe essere anche la scuola, la sicurezza, devono essere presenti soggetti che magari fino all'altro giorno come me hanno fatto l'operaio, oppure hanno fatto l'impiegato, o hanno fatto il dirigente d'azienda a fare certi servizi, al di là dei corsi che può fare o non fare. Questi sono settori dove ci devono essere delle persone estremamente professionalizzate. Punto e basta. Sarebbe come che io volessi andare a insegnare, coltivare un insegnante a scuola o da altre parti. Lo stesso vale nella sanità, che è un tema ancora più delicato. Cioè, quindi su questa cosa io non riesco a capire per quale motivo noi dobbiamo vedere in prospettiva, e questo è quello che sta facendo soprattutto anche io, ma anche da altre parti, la sanità in Italia. Questo per me è l'inizio della fine. Cioè, tanto vale che ci dicono non vogliamo più una sanità pubblica di qualità, ma vogliamo una sanità privata e con profitto, punto e basta. Questo è quello che io vorrei chiedere, se mi sbaglio o se le cose stanno andando in questa direzione. Il punto è dolente, però è il punto di partenza che è sbagliato. Da qualunque parte è assodato che il volontario, in quanto volontario, è un'attività aggiuntiva, non sostitutiva. Le capacità di questi amministratori, di questi dirigenti, la si denota anche da questo punto di vista. Cioè, se uno non capisce questo concetto, ma vada a fare un altro mestiere, non va a dirigere una USL. Poi io ho personalmente qualche perplessità sulla questione di capire o non capire, perché molte volte ci sono persone che non capiscono, però in realtà perché subiscono pressioni o lo fanno per interessi diversi. Quando si acquistano delle prestazioni, si paga. Il volontario non dovrebbe essere pagato, però l'azienda fa una convenzione e paga.
E come quando per risolvere il problema della lista di attesa, invece di cercare di capire perché c'è una lista di attesa, vanno a comprare delle prestazioni altrove, che possono essere anche tecnicamente valide, non ha nessuna importanza. Ma poi cosa succede? Che io che sono andato a fare il Doppler presso la casa di cura privata, quando torno poi a fare la mia visita internistica, il collega dice, ah no, beh, allora adesso ti faccio ripetere il Doppler, perché l'ha fatto un'altra struttura con cui non mi posso confrontare. Perché molte problematiche sanitarie si risolvono anche parlandosi. La nostra azienda impedisce di parlarsi, i professionisti non possono parlarsi tra di loro, devono fare una catena di montaggio, hanno inventato, prendendolo dalle linee aeree, l'overbooking, cioè loro si prenotano 10 Doppler, no, ne prendo 12, perché tanto c'è sempre qualcuno che non viene, ma nel momento che arrivano tutti e 10, gli ultimi due, non si sa come li devi gestire. Questa è, secondo me, incapacità gestionale, non c'è un altro termine. Solo per questo queste persone dovrebbero essere mandate via. Se ci fosse la Fiat, la tanto decadata Fiat, li avrebbe già spattuti fuori. Allora non riesco proprio a capire perché dobbiamo tenerci questo tipo di dirigenti. Ovviamente sì, ma questa è un'opinione mia del tutto personale. È perché la politica è completamente assente. Cioè non è che credo che tutti gli intelligenti facciano la politica e gli efficienti facciano i direttori. Secondo me il livello si è molto abbassato, ma in maniera trasversale. Non c'è più interesse alla politica. Io continuo a mantenere una certa passione fin quando rimango nel sindacato. Nel momento in cui lascio il sindacato, devo essere sincero, faccio fatica a ritrovarmi, già ho delle fatiche enormi quando devo andare a votare, faccio fatica a ritrovarmi in alcune realtà politiche, perché si parla del vuoto, si parla del nulla. Almeno il sindacato mi obbliga a parlare delle cose pratiche, delle cose quotidiane. Da questo punto di vista spero di non doverlo mai abbandonare. E Dati, ti volevo aggiungere una cosa sull'URPA? Sì, volevo dirti una cosa. Ufficio relazioni. Sì, un secondo. Volevo dirvi una cosa per chi non lo sapesse. Il cittadino ha dei diritti e dei doveri. Quando ha un problema, se ha un problema con l'azienda sanitaria, un problema reale chiaramente, non fittizio, perché si sente, si legge cose che non mi sto a riportare, quando c'è un problema grave, una mancanza da parte dell'azienda, ci si può rivolgere a un ufficio che già noi abbiamo la maniera di fare le sigle in maniera americana. Voi andate in ospedale, non trovate ufficio relazioni con il pubblico o ufficio lamentele, trovate URP. L'URP è ufficio relazioni con il pubblico, è lì apposta per ascoltare eventuali problematiche che avete avuto con l'azienda di Imola, qualsiasi tipo, è lì sia per i cittadini che per i dipendenti. Quindi se c'è qualcosa che non va, invece che parlarne, come dico io, al bar o nei tunnel, voi prendete su e andate a lui, ufficio relazione con il pubblico, problemi tangibili, però non chi va là e dice, ah, questo parlava troppo poco, quello ha parlato troppo, cioè problemi tangibili, non so, se secondo voi l'ambulanza è arrivata dopo 45 minuti, andate a lui, perché lui serve per manifestare e chiedere un problema. Oppure ci si può rivolgere anche per proporre delle soluzioni, non è sempre accusativo, è di apposta per ascoltare i cittadini sia su delle critiche, ma anche se qualcuno si è trovato bene, perché c'è anche gente che si trova bene. Quindi volevo puntualizzare su questa cosa qua. Io mi ero ripromesso, faccio solamente un minuto Kim, mi ero ripromesso oggi che ho iniziato a venire a medicina, mi ero ripromesso di partire con calma e faccio un piccolo appunto. Siete, chi abita in vicina è in una posizione un po' sfortunata anche a livello di informazioni, perché quello che succede a Imola lo leggono gli imolesi, da Castello in giù voi leggete i giornali di edizione Bologna, da Castello in su leggono quelli di Imola. Quindi quello che noi facciamo a Imola voi non lo venite, cioè tra virgolette molti di voi non lo vengono a imparare, quello che succede qua a Imola non lo vengono a imparare. Sta di fatto, io non voglio mica dire che c'è stato fatto in cattiva fede,
che è stato presente alla manifestazione di medicina, io ho dato l'indirizzo internet aziendale in cui ci sono tutte le rassegne stampe, sempre in buona fede. La rassegna stampa del sito internet aziendale si è fermata il 31 dicembre 2011 per il pubblico. Non si sa perché, da lì uno poteva da Castel Guelfo, da Medicina, da Castel del Rio guardare la rassegna stampa di tutti gli articoli inerenti a quello che succede, medicina, la sanità, eccetera, eccetera, comodamente da casa sua, e ferma dal 31 dicembre 2011. E mi ero ripromesso di partire con calma e spero di riuscirci stasera, però gli ultimi due interventi stanno cominciando a farmi smuovere la persona che io sono, perché prima Mara proprio mi fa muovere le mani, mi ha parlato di politica e di azienda. Facciamo finta che, visto che vogliamo rimanere sul soft, facciamo finta di parlare di un'altra realtà. Chi era presente agli altri incontri, vi voglio far solamente venire in mente che in un'altra realtà chiamata azienda Cipripiplo, tutti quelli che si sono presentati per fare il piccolo loro comizio invece che ascoltare e domandare, hanno fatto il loro piccolo comizio, si sono presentati tutti come direttore dell'azienda luogo Totto, consigliere del partito Tot, medico di Totto reparto dell'azienda Tot, consigliere del partito Tot. E siamo messi sempre così, siamo messi tutti così, cioè tutta la dirigenza, tutta l'amministrazione appartiene tutta quella linea politica. Io da libero cittadino una domanda me la sono fatta. Mara diceva, uno dà la colpa all'altro, l'altro dà la colpa a quell'altro. No, non c'è uno e due, c'è uno. Perché la linea politica del comprensorio è la linea politica che è all'interno dell'azienda. Come può la politica aiutare la dirigenza, o la dirigenza aiutare la politica, o la politica va contro la dirigenza va contro la politica? È tutto di loro. Maravini aveva chiesto la parola.